L'evoluzione e l'impronta del brand Fineco si vedono anche grazie agli eventi che promuovono la cultura abbinata alla consulenza finanziaria, come ci spiega Claudio Delle Piane, area manager Fineco Bank Liguria. Abbiamo sempre organizzato eventi, ormai sono più di 10 anni che organizziamo eventi sul territorio, incontri marketing nei quali invitiamo clienti, ma invitiamo anche amici dei clienti che poi potenzialmente lo diventano. Quindi sono attività interessanti e che la nostra clientela apprezza molto. Da ottobre 2023 siamo partiti con i Fineco Days. E solo che in ottobre-novembre ne abbiamo fatti 21 l'anno scorso, quindi un numero veramente, veramente importante ed impegnativo da parte nostra. Adesso, nel prossimo mese, nei prossimi 2 mesi, ce ne sono nuovi in arrivo. I primi saranno dedicati alla cattedrale, quindi ci sarà un aperitivo a Palazzo Imperiale e poi l'incontro, la serata in cattedrale esclusiva perché a cattedrale chiusa la sera e invece un incontro diverso con una serata sempre a Palazzo Imperiale con una serata champagne, diciamo. E poi invece incontri importanti perché con il dottor Bonanomi, specializzato in social, faremo degli incontri nelle scuole e quindi si tratterà l'argomento dei social, dei giovani, del bullismo. Partiremo da una scuola di Campo Morone, quindi nel mese di aprile avremo questo primo incontro che sarà molto interessante. Matteo Caboara, il creativo del gruppo, racconta qualche iniziativa. Sicuramente la creatività è una componente importante anche nel nostro lavoro, quindi anche se può sembrare distopico la questione di mettere assieme finanza, banca principalmente e creatività, non è così. E Fineco permette assolutamente da sempre questo tipo di connubio. Eventi che abbiamo fatto con i nostri clienti sono tanti e direi che riusciamo a risalire fino a cose interessanti fatte all'inizio, direi dal 2010-2011, dove abbiamo cominciato a percorrere delle strade un pochino più diverse per incontrare sia i clienti, sia delle nuove realtà genovesi. Mi viene in mente ad esempio il Teatro della Gioventù con Rumori fuori scena. Uno dei must delle cose nate, tra l'altro, grazie ai 900 anni della nostra cattedrale, è stata ad esempio la visita della cattedrale di San Lorenzo. Nel 2018 la cattedrale compie 900 anni e grazie allo staff, perché comunque queste operazioni si organizzano così da solo, con un pochino di creatività. C'è un lavoro dietro sicuramente importante, noi abbiamo delle pedine fondamentali, sono il mio area manager che magari mi calma dal punto di vista di creatività quando si va un pochino fuori, trova il pragmatismo giusto per riuscire a gestire queste situazioni. E poi due collaboratrici fondamentali che sono Serena e Rosella per tutto quello che è poi la gestione vera e propria dell'evento. Perché non è così semplice, bisogna incontrare, bisogna cercare le location, creare delle situazioni che siano comunque vincenti per tutti. E quindi, appunto, come stavo dicendo, per i 900 anni della cattedrale abbiamo organizzato questo evento dove i clienti avevano la possibilità in notturna, quindi quando la cattedrale è chiusa per tutti gli altri, quindi in modo esclusivo, di poter visitare la cattedrale illuminata a giorno per loro, con una visita guidata che portava sia dal tesoro che alla visita proprio della cattedrale all'interno, fino poi arrivare alla chicca finale, che era andare su alla loggia, quindi sul tetto sostanzialmente, e vedere lo skyline notturno. Un po' diverso di una Genova vista da un punto di osservazione che non è quotidiano. Questo evento l'abbiamo riproposto nei Fineco Days e ha avuto tantissimo successo perché Fineco proprio nel 2023, verso la fine del 2023, ha istituito questi eventi per i clienti, appunto chiamandoli Fineco Days, dandogli anche uno spazio sul sito, quindi a livello nazionale, dove chiunque si potesse iscrivere. Quindi abbiamo avuto anche visite esterne da Genova, quindi anche questo è stato molto interessante. Quindi turisti, clienti Fineco che sono venuti ai nostri eventi e questo ci fa molto piacere e non ci fermiamo qui. Abbiamo avuto comunque altre tipologie di Fineco Days, magari legate più al food and beverage, quindi una serata champagne, sempre comunque in location importanti. In questo caso è stato Palazzo Imperiale, quindi di nuovo i nostri bei palazzi genovesi,
che appartengono al giro dei rolli aperti in una situazione diversa da quella che è il solito. Ci sono dei bei progetti in cantiere, sempre per la nostra clientela e per gli amici dei nostri clienti, che dovremo riuscire a sviluppare, anzi sicuramente svilupperemo nei prossimi mesi.